Noi siamo costruttori, sì, costruiamo il linguaggio. Rumore, che rumorino, come si costruisce il linguaggio? Dicono che fare l'amore vuol dire saltare su una puledra, girarsi, rivoltarsi, stringere e magari mordere, fare l'amore è costruire il linguaggio, comunicare noi stessi all'altro, all'altra, comunicare attraverso il dono di noi stessi, che ci offriamo all'altro, all'altra, attraverso il ritmo del corpo, attraverso la comunicazione delle carezze, attraverso i fiori. Qualcuno disse i fiori del male, era Baudelaire, no, 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 in questo caso attraverso i fiori della donazione, perché noi ci amiamo, noi siamo nati per amarci. E l'amore non è pornografia. La pornografia è quando non si riesce più a comunicare, a dare, a trasmettere, a costruire il linguaggio dell'amore. In quel caso tutto si svilisce e diventa qualcosa di orribile. La pornografia dei sensi, che schifo, che vergogna, non esistono aggettivi. Così anche la poesia è linguaggio, è costruire linguaggio, perché la poesia è l'unica felicità possibile. Quando esiste il linguaggio, allora c'è comunicazione, c'è costruzione, ma quanto manca la costruzione del linguaggio, allora l'uomo è infelice, è la più infelice delle creature. Io non so più comunicare, io non ho più niente da dare, ma se noi costruiamo qualcosa, noi diveniamo nell'altro e sicuramente saremo meno soli, più in armonia, più legati a questo puttanaio che si chiama bomba.